La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Bentornati a tutti alla nuova puntata I segreti del cuoco. Oggi non si fa mancare nulla. Siamo insieme infatti a due chef che sono due fratelli, Mauro e Massimo. Mauro e Massimo Canu, di che ristorante, Mauro? Dell'Alteres, qua davanti a Porticetta. Che ricetta ci presentate? Oggi presentiamo dei culurgiones con del ripieno di tonno fresco, patate e spinaci. Per la ricetta di oggi è perfetta la semola di grano duro, è così, ce la consiglia? Sì, esattamente, la semola di grano duro viene utilizzata per produrre i scurugioni, pasta fresca e il pane. Però diciamo che per la pasta fresca fa benissimo utilizzare anche la farina 00. Certamente, certamente, la farina 00 che si utilizza anche per il pane, la maggior parte del pane viene ottenuto dalla farina 00. Come vedete, con un coppa pasta taglia un cerchio di pasta che è stata precedentemente tirata. È pasta di semola classica. Ecco, inserisce il ripieno. Inserisce infatti, brava, il ripieno. La composizione del ripieno. Allora, la composizione del ripieno è tonno fresco, patate e spinaci. Come vedi, ha molta manualità. Lui è... Questo solitamente è un lavoro che fanno alle vecchiette, sono esperte alle vecchiette, una ricetta antica, anche se era, se è sempre stata solamente con un ripieno di patate. Noi invece che qua modifichiamo un po' tutte le ricette, ci abbiamo messo, come ho detto prima, del tonno fresco dentro. Si procede alla fase di lessatura. Vanno addensati per pochissimi minuti perché è pasta fresca, appunto. Questa salsa è fatta, è una salsa ai frutti di mare ed è composta da gamberi, cozze, calamari, polpo e seppie. Veramente deliziosa, e poi in abbinata con il courgettes, con il ripieno di tonno fresco, è una squisitezza, oserei dire. Siamo passati alla fase dell'impiattamento. Si procede prima con l'impiattare i courgettes, perché essendo delicati, messi tutti insieme, potrebbero rompersi, potrebbero sfasciarsi. Un po' di prezzemolo, un po' di botarga. I nostri courgettes al tonno fresco sono pronti. Courgettes è un piatto diciamo estremamente particolare, ricco, costituito da un piatto a base di pesce, però caratterizzato da una buona grassezza e struttura. Con questo piatto possiamo pensare di abbinare il l'arquentu, che è un bovale della cantina del Bovale di Terralba. È un bovale in purezza 100%, che è un vitigno che è stato recuperato da questa cantina in quanto era, diciamo, quasi scomparso.